Guarda Lele, cioè Lele Lello. Eccoti qua. Allora, novità, novità. Siamo online, adesso mi sono accorto che effettivamente non avevo ancora attivato la prova dei 14 giorni del Plus gratuiti. Quindi niente, adesso siamo online, quindi potremmo essere invasi bellamente da gente molto simpatica. Premetto, metto le mani avanti, queste sono ovviamente le Ahriman scusanti che sono parecchio, parecchio stanco, quindi molto probabilmente mi faranno il culo. Comunque, in allegria, comincio già a vedere fantasmi che mi salutano. Vediamo se riusciamo a salutarli. No, non riusciamo. Vabbè. Potremmo fare un party. Sì, potremmo fare un party. Effettivamente. Vediamo, vediamo. Se riesco a salire, magari è una grande cosa. Un Perry? Sono livelli. Adesso non mi ricordo più neanche dove ho lasciato le anime, sinceramente. Vabbè, tiriamo la leva. No, ma so come si fanno i Perry, eh. Ah, la parte sinistra intendi per le animazioni. Ah, ok. Il touchscreen sinistro, capito. Allora, sai che non mi ricordo più dove ho lasciato le anime. Ah, sì. Le avevo perse, se non ricordo male, dal maialotto. Dai maialotti. Comunque, mi sono accorto la scorsa volta, almeno le scorse live, che effettivamente in certi frangenti l'audio del gioco è un pochino troppo alto. Quindi io direi che lo abbassiamo di due punticini. Io magari me lo alzo, perché almeno mi si sente sempre la voce. Vabbè, se non lo so sinceramente però Lello, perché tendenzialmente nella prima run la faccio sempre senza aiuti esterni. Comunque se ho qualche problema contro qualche boss e smarono come un fabbro, perché i fabbri smaronano, ti contatto, tanto mi pare che ti ho tra gli amici, se non ricordo male. Comunque, allora, infatti adesso posso vedere la gente come muore bellamente. Questo è morto causa, mi sa tanto. Sì, sicuramente causa quelli, i Nazgûl. Che però freghiamo bellamente perché noi adesso andiamo sotto. Seguiamo la strada del fiume. Così li bypassiamo, visto che me ne sono accorto la scorsa volta. Che qua c'è una stradina da qualche parte. Dov'è? Qua c'è un'altra. Ah! Giusto. Giusto. C'è quest'altra strada. Allora vedo che mi capisci. Mamma mia. Il buongiorno si vede dal mattino, si dice. Maronna mia se ti faccio male. Vieni qua. Vieni qua, corvo. Cacorvo. Comunque, Lello, ti sei perso la scorsa volta. Prima che terminassi la live c'era, mi pare, in live c'era Shulk,
Shadow e Zap. Si è persa il momento topico. Avevo i due cinghialoni che mi volevano far fuori. Aspetta che ammazzo questi qua. E non so inspiegabilmente il personaggio ha incominciato a incitare divinità. Vai, fatti sotto che gli ho fatto fuori 37 volte, quindi. Adesso. Però è bellissima quella katana, eh. Adesso la voglio anch'io. Devo riuscire a capire dov'è che si droppa. Via dal fuoco che fa malissimo. Sì. No, non ci provare. Non ci provare nemmeno. Allora. C'era però la stradina che mi ricordo che si poteva fare col fiumiciattolo. Mi sa tanto che è là sopra. Mi sa tanto di sì. Eh sì, sicuramente, per forza. È là sopra. Adesso questo ci lancerà le bombe. E infatti le ho prese tutte. Sono molto bravo. Poi cadiamo senza danneggiare perché noi non crediamo nella gravità. Questa invenzione della stampa. Vieni qua. Questo si schiva andando avanti. Non abbiate paura né timore. Ah, sei ancora vivo, eh? Quanto odio quell'arma, veramente l'arma che sta utilizzando è veramente brutta. Mi sta proprio. È orribile. Allora, il fiume. Se non ricordo male, è da qualche parte. Ci consente di bypassare della gente. E me ne sono accorto la scorsa volta. Vedi, qua c'è il facocero, c'è Pumba. E là in fondo purtroppo ci sono altri due Pumba. Il problema sono gli altri due Pumba, non tanto questo di Pumba. Quindi noi ci buttiamo qua nel fiume dei desideri e li bypassiamo tutti. La prima run è come la prima volta. Esattamente. È vero. Bella analogia, non ci avevo mai pensato. È proprio soggettiva. Esattamente. La penso anch'io così. Questo rumore qua non me ne ero accorto la prima volta. Ah sì, che c'è la signora che scampana come una forsennata. Eccola lì. Qua dovrebbe esserci però anche un. Esatto. Quindi noi. Il problema è questo, tutto sommato. Anzi, facciamo una cosa intelligente. Visto che sono abbastanza stupidi e quello mi ha fregato le anime e mi ha ucciso. C'è la lore è ovunque. Anche questa morte c'è l'horror. Vabbè, come ho detto sono stanco, quindi. Però avevo voglia di assolutamente di giocare. Ho preso anche il DLC, quindi avremo anche la bellezza del DLC da fare. Tanta roba, tanta roba. Ma io teoricamente invece di fare tutto sto tragitto qua di salire e ogni volta arrivare a questa di lanterna, non potrei usare l'altra. Allora, fai vedere il tuo equipaggiamento. Adesso te lo faccio vedere mentre saliamo. Allora, questo è il mio livello, 82, sono più che pronto per il DLC. Poi, le armi ho. Allora.
Sono equipaggiato con l'ascia del cacciatore più 9 con due gemme che mi danno parecchi parametri di danno. Adesso non so come farti vedere quali gemme sono. Vediamo se ci riesco. No. Vabbè, sono quelle visualizzate. Vediamo un po', faccio così forse. Vabbè, e come armatura ho quella del corvo perché non è potenziata, è lisia, perché mi dà tantissima resistenza alla follia. La donna suona una sinistra campana. Ho fatto l'ascia arcana? Veramente? Non me ne sono neanche reso conto. Forse hai ragione. È vero. Ho fatto l'ascia arcana. Ops! Aspetta! Aspetta! Aspetta che qua c'è la cosa, cioè. Poniamo rimedio subito! Ho fatto una cacata! Mi stanno per invadere. Ai ai ai, allora scappo. Non voglio essere invaso. Che poi non posso neanche fregarli, perché se non ricordo male. Allora. In Dark Soul si poteva essere invasi. Come ho fatto questo a morire qua? Si poteva essere invasi da umani. Occhio del cacciatore ebro di sangue. What? Sarà un coso da PvP perché non me l'ha mai dato. Non posso, diciamo, non, riprendendo il discorso di prima, non posso neanche fregare stando in forma non morta, perché non esiste la forma non morta, quindi se mi invadono, mi invadono. Boh, forse me l'ha dato perché ho preso il DLC. Vabbè. Ah, ok. È come pensavo, ok. Allora, grazie a Lello che mi hai fatto notare che ho fatto una cagata con l'arma. Quindi, rinforzo con le gemme e tiriamo via la gemma che dà danno arcano. Qual è la gemma che dà danno arcano? Lo scopriamo subito. È questa qui che dà danno arcano, quindi tiriamo via questa che dà danno arcano. Chiamo neanche sangue perché non ho tanto sangue. Mettiamo un fisico visto che adesso infatti la mia arma fa danno totalmente fisico. Visto che il mio PG è classico guerriero ignorante, direi che va bene così. Allora. Ok. Sì, no, non ti preoccupare, ti capisco benissimo, ma non penso di farlo adesso il DLC. Il DLC molto probabilmente lo farò dopo essere andato un attimo ancora un pochino più avanti. So che è meglio, cioè il DLC si deve fare prima di finire il gioco, perché non è come Dark Souls 2 che
ti chiede proprio lui se vuoi andare avanti o cioè se vuoi ricominciare o meno. Qua finisci o ammazzi il boss finale e hai finito il gioco. Quindi è meglio farlo prima il DLC. Ma penso che ancora ci voglia ancora un po'. Non so a che punto sono della trama, ma spero che ci voglia ancora un po'. Allora, adesso non mi ricordo se era l'attico. Allora, sì, dovrebbe essere questo. Così ci saltiamo tutto l'ascensore. Non me ne ero proprio accorto. Sai, ho visto che il danno aumentava e sono detto, vabbè, tanta roba. È vero. Adesso dovrei fare più male. Vediamo un po', c'ho fuori i canolipi. Fatto male, eh. Quella pirana. Successo niente di speciale? No, a parte le mie morti infinite. Sì, ma non è successo niente, guarda. Niente di particolare, problemi tecnici. Adesso sono potentissimo! Non ci provare. Allora, vediamo se riusciamo a saltare il pezzo con... Ha tirato una craniata questo. Vieni qua. Palle! E mo? E mo cosa fai, eh? Mamma mia quanto faccio male. Mi sento l'imperatore Palpatine. Illimitato potere! Allora, dicevamo. Qua mi sa che mi faccio male ogni volta. Però vabbè. Qua. Morta? Ok, bene. No, non mi stavano invadendo, era il suono della campana della donna sinistra. Cioè, mancina. Scusi. Lei, venga qua, più vicino, più vicino. Bravo. Ai, dai, non mi ha preso. Attenzione. Ok. Droppato, figurati. Meglio se mi curo. Okay. Mamma mia, in faccia me l'ha tirata. Ok, teoricamente, in linea teorica, aver bypassato i facoceri di le porchette ambulanti. Perché di qua o arrivo dietro di loro. Pare di sì, comunque. Sembrerebbe di sì. Però
problema è che adesso sono l'altro gruppetto. Lello hai la lore nel sangue, sai tu la lore. Emani lore. Perché la lore è ovunque, ci circonda. È come la Banca San Paolo. È tutta costruita intorno a te. Sono tanti quelli, eh. Sono fottutamente tanti, però mi sa che non si possono neanche schivare. Oh, io ci provo. Salve. No, 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 come non detto, come non detto. Sì? Piffero? Ok, così mi piace. Vieni, vieni. Vieni anche tu. Guarda. Ce l'ho per tutte, eh. Adesso manchi solo tu. Aspettiamo. Non vorrei che mi arriva un facocero qua e mi stupra. L'L2? L'L2 è questo qui. Ma è un attacco caricato? Sì, effettivamente è un bel colpo perché fa un bel. Oh, hai visto? Guarda questo, guarda questo. R1 e poi L2. Fa un doppio. Una doppia falciata. Carina. Allora, dove ci troviamo? Oh cazzo! La signora! Questa qui mi aguzza. Signora, cosa guarda? Sta piangendo. Emana lor. La sposa cadavere ed è pure ammanettata ed è pure altissima. Se. No, non l'ammazzo, va bene. Per stavolta non l'ammazzo, però devo stare attento perché sennò come al solito il controller prende il possesso del. E ammazza tutti. Ah, ma questo è uno shortcut. Sì, è uno shortcut. Ma posso parlarci con la signora? Signora? No, non posso. Questo è uno shortcut, sono sicuro. No, non è uno shortcut, non sono mai venuto qua. Però voglio vedere cosa c'era dall'altra parte. Prudenza, è la prima volta che ti vedo, non conosci il regolamento, non spoilerarmi però. Benvenuto, ma non spoilerare. Che è una blind run questa. È la signora in bianco, giustamente, come dice Pirana, se c'è la signora in giallo, c'è anche la signora in bianco. Deve essere la moglie dell'omino bianco. Che in realtà è nero. Come tutti sanno, l'omino bianco in realtà è nero e qua c'è un forziere. Mimic. No, non è un mimic. Ah va? Qua
fiale ho, scusa, di Josefka? Ce n'è una. Tonifica i sensi, restituisce una quantità di punti vita. Che senso ha, scusa, farmela prendere una soltanto? Vabbè, non capisco. Allora, ok, vabbè, spero che non mi scompaia. Comunque non capisco sta cosa. Mi dice che non posso raccoglierla perché il deposito è pieno. Eppure non ne ho una sola. Ma vabbè, ok, io direi di fare così, ragazzi. La mettiamo qui, così. Mal che vada, lo utilizzo un po' come si faceva con le umanità in Dark Souls 1, che ci si mangiava tonnellate di umanità. Allora, qua c'è lo shorty. La lore è con noi. Ma no, figurati. Figurati prudenza. Tranquillo. Allora, niente, abbiamo 37k di anime. Non sono neanche un livello, mi sa tanto. Cioè, 37 anime, ragazzi, 37k di Echi del Sangue, non sono neanche un livello, quindi niente. Andiamo avanti e via. Allora, signora in bianco, continui a fissare la chiesa che mo ce penso io. Sono il tecnico del... Ah, caspite ronzola, ragazzi, non abbiamo fatto... No, 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 adesso che siamo online, devo fare una cosa, assolutamente una cosa. Devo farla per forza. Ci posizioniamo dietro. E poi... allora, non l'ho mai fatto. Non so come si fa a lasciare... dei... dei messaggi. Allora, vediamo un po' qual è l'oggetto. Bla bla bla. No. Lascia note. Ok, usa. Scrivi nota. Allora, cos'è che era? Sì, prova Mabuko devo mettere. Te mi ricorda. Attento a. Parla con, ricorda o. No. No, aspetta. Facciamo così. Creature uomini. No. Allora, vediamo. Lo scrivo da tutte le parti, guarda, ho 14 giorni, riempirò tutto Bloodborne di prova Mabuko. Allora, vediamo. Echi del sangue, intuizione. No, non è questo quello che devo fare. Sangue. Oggetti, leva, cose. No, non neanche. Non dovrebbe. Mi sa che non è neanche questo. No, infatti. Ovviamente neanche questo. No, creature non penso. Cioè, non avrebbe senso. Insetto.
bla bla. No, mi sa che c'è Piranha, una volta l'ho letto. Se no ne creiamo uno simile, dai. Temi il buco. Pietra del sangue, no. Dai, non mi potete dire che non c'è buco. Sangue. Miyazaki, Miyazaki, non puoi non mettermi il buco. Questo qua sono luoghi e oggetti, quindi non c'entra un cavolo. Imboscata, no. Pattuglia, quando c'entra. E vabbè, però così è una trollata allucinante. Piranha è proprio una trollata. Però se non riesco a trovarlo lo metto. Non penso che creature c'entri qualcosa, perché giustamente sono creature. Ah, che barba. Proviamo, mettiamo il tempo. È tempo di affondo. In onore di Piranha. Però devo riuscire a trovarlo a casa. Devo riuscire a trovare un modo. Allora, dobbiamo trovare affondo. Vediamo, eh. Non è tattica. Imboscata, attacco, furtivo. Distanza, mordi e fuggi. Contrattacco. Dov'è l'affondo, scusa? Ah, ok, tempo di attacco con affondo. Vediamo quanti. Quanti me lo votano? Spero che me lo voteranno. Dai, carino. Mannaggia, però volevo fare. Prova Mabuco. Mannaggia. Questi qua? Allora. Vabbè, seguiamo il pianto di un bambino. Aspetta. Quello è un bambino. È quello che rompeva le balle a tutti? Ok. Shit.
Non buona cosa, non è una buona cosa. No, no, non era la mia ragazza. Baile. Oh, cazzo. Oh. Salve. Lei è lo chef Tony. Ok, allora fammi vedere che cosa fai di carino. Ok, poi. Perfetto. Poi. Ok, vediamo il raggio d'azione. Ok, giusto giusto per non colpirti, giusto? Presa. Sei incazzata di nuovo. Sei incazzata da... Ma non fa tanto danno, però, tutto sommato. Alle ali. E poi cosa fa? Tutto notte. Però ti vedo lo stesso. Non sai di vedere, ti vedo. Vedi? È ferma con quelle cazzo di lame. No, Chef Tony! È fermo! Miracle Blade Serie 1200! Adesso dovresti finirla. Se sto in mezzo non mi colpisce! No, così mi colpisce! Aspetta, stai lì che mi curo un attimo, eh! Volevi colpirmi, eh? Mi ha colpito, infatti. Aio! Ah, aio! Non mi hai preso, faccia di serpente! Niente, non è una faccia di serpente. Adesso vi leggo ragazzi, eh. Perché quando c'è un boss è per me è complicato. Ti ho mancato! Ora è il momento. Sì, incazzati quanto vuoi. Questo qua è l'attacco. Così che non so come, cioè so come schivarlo. Non ho stamina. Sì! Nella luna! Aspetta, eh! Mi curo un attimo! No, 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 no,
Stai fermo. Cosa? Ce ne sono due? No! Bloodborne! No! Vabbè, sarà soltanto un momento, no? E tipo skill mi sdoppio! Quante ce ne sono? Quante ce... Ah, io corro. Prima o poi scadrà l'effetto, no? No che non scade. E io manco l'universo. C'ho il culo che è grosso come una casa, ma io... Ma la smetti di comparire e scomparire? Che cazzo? Eri lì, ti ho visto. Oh, è finito. Perfetto. Mi dica. Però è figo, eh. Questo qua fa l'attacco. No, questo qua mi prende tutto. Me lo sono preso tutto, praticamente. Sì. Quando fa questo attacco qua, l'unico modo, secondo me, è quello di andargli alle spalle. Sembra che l'unico punto sguarnito è... sono le spalle. Adesso... Doveva fare praticamente... Ok, qua fa così, io mi carico e la manco. E lui no. O lei. Mazza!
100 danni te li becchi tutti. Dai, fallo ancora. Ciao, giochiamo. Fallo ancora. È il momento. No, non è il momento. Su. Fai vedere quanto sei cattiva. Ok. E io mi carico. E ti matto. Ti muo però. E ora. Merda. Merda. Ok, corriamo. La stamina, santo cielo, la stamina. La telecamera, santo cielo, la telecamera. No, 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 lasciami in pace. Sono un viandante. Che vianda. Piantala. Merda. Bevi, bevi, bevi. Non lo so. Perché non ho usato la fiala? Porca. Usa la cazzo di fiala. Perché non la usa? Merda. No, non ce la faccio. Usa questa. Cosa? Tutto qua? Vabbè. Perché non usa la fiala, però? Non capisco perché non la usa. Vabbè. Niente. Ragazzi, si vive una volta sola. Non ho fatto tanto male, però. Mamma mia. Mamma mia, guardate quanta vita. Vabbè, comunque non è difficile effettivamente da far fuori. Però non capisco perché questo. Il sangue. Vabbè. C'è una lore dietro, sicuramente c'è la lore qua. C'è la puzza di lore. Allora, vediamo un po' cos'è che avete scritto. Allora. Pirano, l'ho già preso. L'ho già preso il DLC. Ok, ciao Lello. No, Pirano, intendevo la fiala di sangue di Josefka. Perché non me la usano? Ops. Non capisco perché non me la usa. Ma certo che idiota, non devo premere il triangolo, devo premere quadrato per... Oh mio Dio! Che genio che sono. Ah! Stendiamo un velo pietoso, va? Un pelo villoso. Aspetta, c'è lo shortcut, è inutile che faccio tutta sta strada. Lo shortcut era qua. Loredana. No, 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 rimangono, Piranha. Rimangono salvati tutti, a differenza di Twitch.
Comunque io vi leggo, tranquillamente. Allora, addirittura andremo molto più difficile perché abbiamo soltanto 19 fiale. Maledetta gravità. Io tutto convinto, ho tirato dritto. Ciao anime. Quant'è che erano ragazzi? 37.000 del sangue? Ciao, 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 ciao. Ora non ho niente da perdere. Oh mio Dio, che palle. Sempre così, eh. Morti stupide. Vabbè, sì. È tempo di cadute. Veramente, Pirana. Come cado io non cade nessuno. Comunque, adesso so che devo abbassare l'ascensore invece di tirare dritto e finire nel vuoto cosmico. Livello fino a 100? È tantissimo 100, no? Ma ce la faccio, eh. Ce la faccio tranquillamente. Allora. Ah, ok. Quando fa quell'attacco è meglio non stargli troppo. Ok, così prendi anche dietro, perfetto. No, perché questo attacco qua, lei gira e se tu gli giri attorno ti prende. Cioè, ci sono... Pochi cazzi. Questa ti prende se ti metti. Questa qua è meglio andare indietro, secondo me. Perché sennò ti prende. Questa qua potevo stare tranquillamente in mezzo. Dai, su. Fai venire la notte. Però ci sei solo tu. Lì, ti preoccupare. Ah, è vero, è partito il trigger, è partito, vabbè. Niente, corriamo. Run, boy, run. E la telecamera impazzisce. Ah. Ciao. Ok. Hai finito? Guarda dov'eri. Furbetta. Mi ha preso in pieno, eh. Sì, quando fa quel colpo là, stare dietro è la cosa migliore perché non ti colpisce. Ecco qua. Secondo me ti apre in due come un melone proprio. Se
veloce però, eh. Ti do atto. Ok. Vediamo se fa la terza. No, questa. Ah, non pensavo che faceva un secondo colpo. Quindi non fa male il primo, ma farà male il secondo. E quando fai questa carica qua, ti posso menare? Sì. Poi arrivano i fratelli cattivi. No, 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 no,
Oh cazzo, no, ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada. Ma il DLC lo vorrei fare prima di finire il gioco, sinceramente, prima di abbattere il boss finale. Ora, non mi dite che sono già praticamente a fine gioco. Ok. Dov'è? È lì. E mi ha preso. Dai, non mi hai preso. Da quando fai sti attacchi però? Bagno. Così. E se gli lanciassi una molota? No. C'è bastato. E poi a un momento di... No, questa mi prende. Se mi prendeva l'ultima, ragazzi, era la fine. No, 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 no. Almeno un colpo te lo tiro. Via. Porca la miseria. La telecamera, santo cielo, Bloodborne, la telecamera. Ma teoricamente per andare comunque nel DLC il livello consigliato dovrebbe essere il 65 o giù di lì. Lo scarto di un boss Diablo. Quale boss? Tiro la leva. Allora, a fiale dovremmo essere comunque messi benissimo perché se magari riuscissi a ricordarmi dove si mettono le fiale. Perché dovrei averne tantissime di fiale comunque. Non è un problema quello. Allora, ormai ci siamo, ormai la ammazziamo. Solo capire come schivare certi attacchi. Prima non mi aveva fatto quell'attacco però, quello lì, il doppio, diciamo, il piroetta, taglio tutto, ammazzo l'universo. Allora, tu non mi stai simpatica, sappilo. Qua in chat dicono che assomigli a un boss di Diablo. Cara Blizzard, se sei in ascolto. Mamma mia. Stavolta me la sono cercata però, eh. No, no, fare un attacco così caricato
È rischioso, meglio se faccio l'R1. A parte in questo frangente che... Ovviamente figurati se non mi colpisci. Figurati. Ma qua ti prendo. E bevo pure, guarda, la tua salute. Ho fatto malissimo. Ma la smetti di prendere? No, devo capire bene qual è. No, qua mi ha preso per forza. Niente da fare. Questo attacco qua devo riuscire a capire come schivare, perché è veramente forte. Fa veramente male. Quella sera zap. Pirana. Qua in chat tifano tutti per me, come al solito. Allora. Però se gli sto dietro effettivamente, gli sto bene dietro, riesco a fargli uno sfracelo di danni. Come al solito, Zap, porti sfiga. Ma tranquillo che non è la prima volta che sono morto contro questo boss. Sono arrivato qui e qui sono fermo. Mi sta menando, guarda, in allegria. Allora. Per fortuna che si arriva subito, quindi non è un problema sterminare trilionate di nemici. Comunque ragazzi, fatemi sapere se i livelli audio vanno bene o se devo abbassare ulteriormente il gioco, l'audio del gioco. Io e te non andiamo d'accordo, sappilo. Ah, ma è anche più... Mamma mia, ma c'ha un raggio d'azione questo attacco che è devastante. È lunghissimo. Wow. Sì, vabbè. A parte questo liscio stratosferico. Ok, qua è il momento di fare l'attacco caricato e di scappare il più velocemente possibile. Meno finché... E in questa fase qua forse è meglio così. Andiamo sul sicuro. E magari c'è anche un buff al danno, eh. Ma che figo però. Ah, non mi prendi! Sono qui ma non mi vedi! Ma chi cazzo stai mirando? Io sono qui! Secondo me non ci vede neanche lei. Così. Squishy, squishy. Dove stai mirando? Ma dove stai mirando? Io sono qui! Eh sì, sono dietro di te, bella. Mi sa che lo sa. Oh, non prendertela, ma io mi curo, eh. Mazza, che raggio d'azione quell'attacco. Questo qua è un attacco problematico. Questo potevo andargli incontro
contro. Meno qua. Metallizza che è una bellezza. Mettila. Mi spaventa, cazzo! Però è figo, ragazzi, sembra un Nazgul. Un Nazgul incazzato nero. Ah, glielo possiamo anche interrompere. Mo però ovviamente lei si incazza e si fa male. Oh cazzo. Qualsiasi cosa stia facendo non è di certo una cosa a nostro favore. Tac. Questa è quella problematica. Cioè quella pericolosa. Questa è quella che mi killa sempre. Oh yeah. Bella. Così ti voglio. Mo, non invisibile. Non ti voglio invisibile. Dove sei? Lì. No, ho sperato magari di prendere le sue, i suoi arti che sembrano abbastanza lunghi. Ma smettila. Tanto adesso ho capito come, dove si posiziona. Guardala lì. Adesso fa, fa cose, vede gente e mi colpisce. Ah, dolore. Dolore infinito. L'aria. Dov'è? Eccola. Ah, ma non è che carica, è sempre. Però mi prende. C'è un cazzo da fare. Allora, quando fa quella, secondo me devo... No. Merda. E adesso arrivano anche... Ciao. Vai così. Corri, piccolino mio. Telecamera, stammi dietro però, porca la miseria. Non stare dietro. La stamina. Dio benedica la stamina. Quanto ci vuole per far finire questo effetto? Eccola qui. Tac. E immagino che fai anche l'altro tacco. No, no. Zam. E che cazzo. Smettila di diventare invisibile, cazzo. Non è giusto. Dai che ci siamo quasi. Smettila con quel colpo. Dov'è? Eccola. Su via. Orsu dunque. Tac.
Eccoti là. No, 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 no. A farti friggere, va. Te e le tue sorelle. Yo, è così che si fa. Adesso vado ad ammazzare anche il bambino. Dov'è il bambino? Ma perché non mi ha dato le anime? Incubo ucciso? Terzo cordone ombelicale, ma io ce l'ho già il terzo cordone ombelicale teoricamente. Ho due terzi cordoni? Come può essere? Allora. Yeah, coerenza pirana, coerenza, yo. Pasta e sughe, lasagne, pirana, devi andare dal tuo vicino. Digli che deve darti assolutamente una fetta di lasagna. Io tipo irrupperei in casa sua con uno sfondabufali. Gentilmente, ovviamente. Comunque abbiamo ammazzato. Vediamo un attimo cosa abbiamo droppato. Perché ci ha dato il terzo cordone ombelicale. Infatti ne ho già uno. Non capisco. Però la descrizione è differente. Perché qua c'era il rettore Willem ha cercato il cordone per elevarsi. Bla bla bla. Questo è differente perché dice: ogni grande essere perde il proprio figlio e ne brama poi un sostituto. Questo cordone ha permesso a Mensis di essere ricevuto da Mergo. Ma ha portato alla morte i loro cervelli. What? Usalo per ottenere intuizione o gli occhi sull'anima. Per usare un'espressione di cui non ricorda più nessuno. Non capisco. Vabbè. Abbiamo 72.000 anime, che sono fottutamente tante. Quindi. Il bambino ha smesso di fregnare, il che va benissimo. Io direi, ragazzi, livelliamo assolutamente. Che 72 e ho lasciato il gas acceso. Lo sapevo. Ho lasciato il gas acceso. Ho la stufa. Signorina, che hai da dirmi? È colpa tua? Buon cacciatore, sei qui. Sì. Presto sarà l'alba. Questa notte e questo sogno finiranno. German ti attende ai piedi del grande albero. Molto bene. Che gli echi divengano la tua forza. Lasciami avvicinare. Ora chiudi gli occhi. Ai 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 ai, mi sa che siamo arrivati quasi alla fine. Allora, quindi faremo il DLC. Allora, prima di tutto devo anche capire dove si trova il DLC. Ah, è soltanto un livello possiamo fare. Mettiamo un livello in vitalità, dai. Allora. Vediamo se ha Buon cacciatore, qualcos'altro. la tua presenza dà sollievo. Avverto gli antichi echi. Scorrono nelle tue vene. Buon cacciatore, Ok, avverto gli niente, echi. sta andando in loop. Sta andando in loop. Addio, Allora, buon ragazzi. cacciatore, che tu possa trovare la via nel mondo della veglia. Ok. Allora, ragazzi. La casa è andata in fiamme. Ma noi, ci ho fatto cazzo, entriamo tranquillamente. Potenziamo cose. E via. No, non possiamo potenziare perché ci manca l'oggetto. La roccia di sangue che non.
abbiamo, non ne abbiamo proprio. Abbiamo proprio. Quindi, io direi, ragazzi, spariamoci il DLC. Andiamo. Devo soltanto capire dove si trova il modo per arrivare al DLC. Se non ricordo male, avevamo droppato una lettera che ci invitava a raggiungere una locazione. Quindi molto probabilmente in quella lettera ci sarà scritto qualcosa che io ovviamente mi sono già dimenticato, ma per fortuna che dovrebbe rimanere qua. Eccola qua, convocazione a Kindhurst, o come cavolo si chiama. Vediamo un po' che c'è scritto. Allora, antica convocazione macchiata di sangue per invitare al castello dimenticato di Kindhurst, un importante ospite. Stranamente è a tuo nome. Non esitare, la carrozza parte dal crocevia di Emwich. Il crocevia di Emwich. Crocevia di Emwich, non mi è nuovo sto posto. Crocevia. Ma perché è una casa magica. Emwich, quindi dobbiamo andare ad Emwich. Vediamo un po' se abbiamo questa locazione bella spalmata. Allora, vediamo, Grande Ponte, Cathedral World. Anzi, facciamo una cosa, andiamo a Cathedral World, che non ci vado da tantissimo tempo. Vediamo se hanno cose nuove da dirci. Simpaticone. Il cacciatore. Ancora vivo, eh? Questo luogo è sicuro. Resta qui quando vuoi. Ma quando sarai di nuovo a caccia, rammenta la mia richiesta. Se trovi dei superstiti sani di mente, di loro di rifugiarsi alla cappella di Odon. Perché qui non c'è nulla da Ma temere. sbaglio o la prostituta non c'è più? Era qua seduta. È morta? Questa ovviamente era la signora pazza. Sei tornato presto, tesoro. C'è qualche problema? Sai che puoi dirmi tutto? Mamma risolverà ogni cosa. Non l'abbiamo persa Cosa completamente. succede? Puoi dirmi qualcosa? Piccolo, non ti devi preoccupare. Questo ti farà dimenticare. Scorderai i tuoi problemi, le tue preoccupazioni. Sedativi. Allora, allora, qui non c'è niente comunque, peccato. Dove è sconfitto Germano? Segui il sangue. Ah, ho capito, aspetta, coso è? Era... La tomba di Odion. Il posto dove ho fatto fuori Padre Gascogne.
Quindi dobbiamo trovare qualcosa. Come si attiva il DLC? Devo cercare la mano di Manus di nuovo? Cos'è questa? Cos'è quello? Ah, questa è la prostituta. Che cazzo è quello? Non può essere. What? Comunque è inquietante, eh. Vedi? Ah, lo spettro è quello lì. Va bene. No, comunque sì, avevo trovato la lettera. Mi ricordavo che avevo droppato una lettera. Comunque, comunque. Sai che diceva? Crocevia di Emwich. Sempre più brutti noi. Questo qua sta dormendo ancora. Va benissimo. Dov'è che era il coso? Eccolo qua. Lo tocco se vado di là. Piano, piano, che non lo voglio svegliare. Bravo, coccolo. Stai fermo. L'occhio. Che lo posso usare? No.
No, dicevo di andare al crocevia di Hemwick, no? Siamo così, facciamo. Anzi, non me lo ricordavo. Vediamo se c'è qualcosa qua in questa zona. Non sembra. Sembra di no. Vediamo un po'. Questo qua lo sveglio, sicuro come l'oro. L'ho svegliato. Io sono sempre convinto che questa porta porti da qualche parte comunque. Qua c'è una porta maledetta che non si apre però. Non riesco a capire cosa fa. Però vabbè. E beh, Zap, pensa al modo per entrare nel DLC di Dark Soul. Quello era da pazzi, cioè. O lo sapevi o col cazzo che riuscivi a trovare l'ingresso del DLC. Comunque non è qua. Perché io devo trovare una carrozza, mi sa. Qualcosa. Sto sveglio. Crocevia, crocevia. Potrebbe essere sopra ora che ci penso. Sopra c'è una grande zona. Esatto, potrebbe essere qui. Ok, ma sai, Bloodborne, Zap, è Bloodborne. Lui ti sputa in un occhio e ti tira anche dei calci. Ok, allora, il crocevia è una croce che porta da qualche parte. Quindi devo trovare un punto con quattro strade, vabbè, Lello, se mi prende Amygdala alla cattedrale di Odeon, teoricamente mi porta al. Dovrebbe portarmi teoricamente alla. Come si chiama? Alla università. E lì ho già lo shortcut, cioè ho già la lanterna. È inutile che ci vado lì. Povero pirana. O prima o poi lo trovo, eh. Un giorno, cavolo, Zap, ti ci faccio giocare a Bloodborne. Ti prendo e ti faccio giocare a Bloodborne. Ti rapisco. Allora. Allora, riprendiamo gli indizi che abbiamo su questo DLC. Non esitare. La carrozza parte dal crocevia di Hemwich. Ok? Il crocevia di Hemwich, dove cavolo sta? Ce l'abbiamo come luogo indicato dalle nostre.
Sicuramente deve essere un luogo indicato dal coso, perché dalla lanterna, perché comunque la zona ti viene indicata quando ci entri, e non è che c'è tipo, oh guarda, sei arrivato al crocevia. No. Quindi io adesso torno al sogno del cacciatore, vedo se c'è Emwitch e poi gironzolo come un pirla. Anche lo sputellone. Ciao Claudio. Allora, Emwitch, ok? Ragazzi, quindi non è qui. Non è qui. No, aspetta un attimo. Qui c'è Emwitch. Potrebbe essere lì. Non è qui. E non è neanche qui. Quindi deve essere per forza qui da qualche parte, no? Ed essere un... Ah, aspetta! Forse nel bosco. Forse nel bosco. Quella zona là mi ricorda tanto quella del bosco. Allora, dove ci troviamo? Ah, che carine le streghette. Ah, questa era la zona delle streghe, vero? Quella dove abbiamo fatto fuori la strega che ci faceva lo scalpo tutte le volte. Sì, la riconosco. Che lì in fondo c'era la tizia che ogni volta piangeva. Mamma mia, qua li stupriamo praticamente. Infatti. Finiti? Peccato, mi stavo divertendo. Vediamo un po' cosa dice stavolta. Beh, è morto. Infatti. Non ha detto niente. Cosa dite in chat, ragazzuoli? Allora. Ok, beh, sta zona qui la possiamo arare tranquillamente, quindi non vedo un problema. Sì, evoca chi vuoi. Te la ammazzo pure mentre la evochi. Non c'è problema. Aio, non mi ha fatto niente, ormai siamo diventati ignifughi. Qua c'era il giocatore di football. Mi ha preso? Ah sì, è vero, tu c'hai, hai più vita degli altri, è vero. Su via. Muori un po' per noi. Allora. Ah, qua c'erano i... Mazzo, se li facciamo male adesso. Veramente, li facciamo malissimo. Allora. No. Ok, Claudio. Allora, parliamo a bassa voce così non ci sente la madre di Claudio.
Vediamo, ok, accetto la scommessa. Vediamo se in 30 minuti riesco a trovare questo maledetto entrata del DLC. Allora, vediamo. Sulla lettera c'è scritto che la carrozza non aspetta e quindi quello che dobbiamo cercare è una carrozza. Mamma mia, come schivo. Qua non c'è nessuna carrozza. Sono soltanto cani, granate, cose belle, tanto amore. Quindi non è la zona corretta. Questa. Vediamo se magari la zona dove dobbiamo andare, questi li dribblo tutti. Questi li prendo tutti in faccia proprio. Dai, non voglio ammazzarli, non voglio perdere tempo. Ho idea che questa sia la strada sbagliata. Però forse mi sta venendo in mente dove potrebbe essere. Forse il crocevia è quella zona dove avevamo ovviamente la lanterna. Dove spawnavamo ogni volta quando stavamo andando avanti nella foresta. Potrebbe essere quella la zona, effettivamente. Perché era un punto in cui ci si raggiungeva in continuazione, quindi crocevia, il che mi porta ad andare in quella zona. Speriamo di no, cazzo, Piranha, altrimenti smarono di brutto. Allora, quindi, questa è la dimora della strega, da dove siamo venuti, boschi proibiti, tombe proibite, bla bla bla. Dovrebbe essere boschi proibiti, teoricamente. Qualcuno sta cronometrando. Ok. Speravo che fosse qua. Sig. Sig faccina triste. Ah, pa, 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 proviamo a chiedere al signore. Signore, ha visto per caso una carrozza? No. Lei, signore, ha visto per caso una carrozza? Tutti ubriachi qua. Non è che per caso devo usare l'occhio qui di Sauron, che comunque è una chiave, considerata come chiave. L'occhio di un cacciatore ebro di sangue. Bla bla bla. Bla bla bla. Forse un cacciatore che si ubriaca di sangue, forse devo strafogarmi di fiale di sangue. Però non penso. Anche la lettera. Una chiave. Sì, ci ho parlato con Solair. Allora, sto pensando dov'è che era quello lì. Ok,
Quindi sono in alto mare, non è in questa zona comunque. Allora, vediamo un po'. Torniamo qua. Dov'era quello lì? Cimitero della Belvoscura? No. Chiesa del Buon Calice? No. Mi pare che la chiesa del Buon Calice era quella dove c'era il vicario Amelia. E lì non c'era Solaire, c'è, cioè, diciamo il simile Solaire. E mi sa tanto di T-Zap. Era giusto. Allora era giusto. C'ero quasi arrivato allora. Vabbè, ma Pirana, tutte le chiavi che ho sono essenzialmente semplicemente la lettera e l'occhio, che mi danno un indice, diciamo, di DLC. Un indizio. Ora c'è una cosa che devi sapere. Per il giuramento della Lega, coloro che portano la sua runa vedranno i parassiti. I parassiti si dimenano nella sporcizia e sono la causa dell'impurità degli uomini. Devono essere tutti eliminati. Lo scopo della Lega è eliminare tutti i parassiti e liberarci da ogni traccia di corruzione umana. Così dovrai continuare a cacciare e a uccidere finché non ci saremo sbarazzati di tutti. Questo è il nostro destino. Non aspettarti che il mondo comprenda il nostro lavoro. Questo qua ci avevo già Ma parlato ricorda, comunque. i nostri membri avranno sempre la mia benedizione e si aiuteranno a vicenda. Sempre. Lo scopo della Lega. Così questo non aspetta. Lo scopo. Così questo non aspetta. E si aiuta. Le chiavi. Allora. Niente, questo è l'attrezzo, niente, c'entra un cazzo.
Allora. Non è che c'è un cavolo di Tom Tom nascosto in Bloodborne da qualche parte. Tom Tom, dov'è il crocevia? Sono la campana. C'era stato un errore, si era bloccata la trasmissione. Comunque, allora, Emwitch e ponte distrutto. Emwitch. Vabbè, ma Emwitch è il posto dove eravamo andati prima, comunque. Non c'era niente. Sì, vabbè. Ormai non ce la fate più, eh. Allora. Sì, io ho il senso dell'orientamento di un topo morto. Allora. La dimora della strega. Ma è lì dove abbiamo fatto fuori la strega che si moltiplicava. È lo stesso posto. Allora, non è quella in fondo perché quella lì ci aveva detto. Ci aveva dato un oggetto, no? State che devo. Sistemare una cosa. Sai perché ogni tanto salta la cosa? Ok, ora ho sistemato. Tiriamo via il doppio audio. Tac.
Olè. Ma non è Twitch, è YouTube adesso, io non sto usando Twitch. Perché semplicemente perché esatto, come dice Zap, Twitch è peggio. I server di Twitch fanno cagare, sinceramente. Esatto. L'ho fatta apposta a crashare. Ma tanto sarà un problema che risolveranno sicuramente. Perché io sono passato da Twitch a YouTube. Perché i server di Twitch mi stavano sulle palle. Nel senso che non potevo mettere il bitrate che volevo e dovevo metterlo bassissimo. E in più la cosa che mi faceva girare le palle era che indipendentemente, cioè indipendentemente, soltanto se uno aveva più di 100 tizi che ti seguono. Hai la possibilità di avere la transcodifica attiva. La transcodifica è praticamente la possibilità di abbassare la qualità dello stream in base alle proprie necessità. E ovviamente mi sembra scorretto abbassare su Twitch a tutti la qualità dello stream mettendola infima. Quando uno magari ha la connessione che può reggere benissimo un 2 mega, 3 mega o anche di più di connessione, diciamo. Allora, facciamo fu adesso li facciamo fuori, vaffanculo, così almeno possiamo avere un controllo maggiore. Ok. Fare tutto quello che vuoi, ormai sono grosso come una casa, non mi fai niente. Sì, ma comunque io qua c'ero già venuto, eh. Ti aveva detto che era finita la live semplicemente perché si era inchiodato. Si era inchiodata la live. Un nemico forte. Ah, lo sto votando? Ops. Vabbè. Ok, ciao. Ciao Zap. A dopo. Ah beh, io ceno generalmente verso le 8. No, ancora no. Non ho fame. Però ora che mi fai pensare, ora che mi fai, che mi ci fai far. Zabbalabula! Ora che mi ci fai far caso, sì, comincio a aver fame. Ma se ti faccio male. Intanto c'è. C'è Piranha che si sta strappando i capelli, secondo me, se continua a girovagare a caso così, senza seguirlo. Eh beh, certo, però è vero che Twitch è attivo da un bel po' di tempo, mentre YouTube Gaming è ancora in fase beta, quindi aspettiamo, secondo me grandi cose ci saranno. Appena lo sistemano sarà una grande cosa. Anche Lello. Ah, cane.
Non farti ingannare? No, non ci posso credere che in realtà c'è il ponte, secondo me no. Devo andare a fianco a quella cazzo di torre. Allora, a fianco, andiamo a fianco. Sì, però potevano essere un pochino effettivamente più precisi, eh. Come cazzo fa uno a capire che è un crocevia? A fianco alla torre. Oh, questo sembra una specie di castello comunque, eh. Posso entrare? No! Non la sto schivando. Oppure è quella la torre? No, quella non è la. Quella è l'officina, no? O forse è quella la fottuta torre? Ma no, mi sa che è quella la torre. Allora, la torre è questa, porca troia. L'unica torre è questa. Aspettate che faccio fuori qui. Mi ribello. Dammi il cuore. Questa qua come è nascosta? Vieni cane, vieni. Vieni, vieni. Aspetta, purtroppo la Molotov me la prendo sempre. Su. Mi state maledicendo, vero? Ma come? Non l'ho danneggiato, gli ho fatto 4 danni. Non è qui, eh? Facciamo una cosa. Facciamo una cosa carina, eh? Allora.
Che cavolo però. Sì. Può fare. Allora. Sì, ragazzi. Ho capito. Vaffanculo. From Software vaffanculo. Ci sono passato a fianco 12.000 volte e non si è mai attivato. Spero che sto DLC sia una ficata pazzesca. Ah, porca la miseria. 12 ore. Ci sono passato 65 volte qua vicino e non ti sei mai attivato. Domani piove sangue, mi sa. Ops. Pirana, perché mi fido di te? Perché? Maledetto! E mo? Vediamo un po' cosa dice questo. Tratta animale con cura. L'ho notato. Ricarica lo scenario. Ok, allora voglio provare una cosa. Voglio così. Voglio farlo. Vai! Ok, ora mi sento più tranquillo con me stesso. Sono sicuro che lì non c'è un ponte invisibile. Allora, comunque adesso so dove si trova, quindi non è un problema. Di qua. Comunque incomincio a aver fame, effettivamente. Tranquillo, tanto sono sicuro che c'è il modo poi per attivarlo comunque. Oh cazzo. Aia. E muori. Sì, bravo. Sì, adesso sto facendo massima, è lì il coso, guarda. C'è, quello lì. Ti sei salvato, pirana. Sì, vai così, cattivo. Adesso mi ammazza lui i cani, cioè i cavalli. Così. Andiamo nel DLC, dai, che dite? Ci andiamo?
Io sinceramente non è che mi fiderei molto a essere guidato da due cavalli fantasma, zombie, boh. Ta 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 ta. Il castello. Però c'ero quasi arrivato, comunque. Il posto era giusto. C'ero passato prima, chissà perché, cavoli, non ho pensato di interagire con quella cosa. Beh, ovvio, non è che uno viene spontaneo di interagire con una colonna per andare in un castello. E sono morti assiderati. Poverini. Vabbè. Ok. Vabbè. Fatemi passare, permesso! Ma che bel posto. Ok. Va bene, facciamo le cose fatte bene, ragazzi. Allora, adesso mi fermo qua perché effettivamente mi sta venendo fame. Tutto questo cercare mi ha fatto venire un mal di testa atroce. E niente ragazzi, nella prossima live faremo tutto questo bel DLCone e infine, magari nella stessa live, finiremo il gioco. Quindi niente. Grazie di essere stati con me. Vi auguro buona cena, una buona serata e alla prossima. Ciao a tutti.